Phoebe cercò di sottrarsi a quella specie di malia facendo un passo indietro, ma lui la trattenne. «Aspettate», disse, continuando a guardarla negli occhi. Poi le prese una mano e se la posò sul petto dove c'era il cuore. «Phoebe», sussurrò. «Sono sincero e voi lo sapete». Appena sotto il palmo della mano, Phoebe sentiva il suo cuore battere. La stoffa della camicia era sottile e lasciava filtrare il calore del suo corpo. Non aveva mai provato una sensazione simile. Stava toccando un uomo. Stava toccando Julian Emerson. E avrebbe voluto che non ci fosse quella stoffa tra di loro. «No, quell'uomo stava cercando di incantarla», si disse. «Era il figlio di un nobile titolato, un cugino del re, mentre lei era soltanto la figlia di un maestro di provincia». «Lasciatemi stare. Non avete bisogno di convincermi di niente. Se volete raccontare frottole a qualcuno, perché non andate a Elston dalla vostra amante?» gridò divincolandosi e correndo verso la porta. Solo in quel momento si accorse che, appoggiato allo stipite, c'era il tenente Latimer, che li osservava con un sorrisetto compiaciuto. «E voi non avete niente di meglio da fare che origliare?» gli abbaiò contro, indignata. Latimer si strinse nelle spalle. «Beh, sembra l'occupazione preferita da tutti in questo buco di paese». Phoebe ignorò la stoccata e si precipitò nel corridoio. «Comunque», le gridò dietro il tenente, «i miei complimenti, Miss Swan. Una scenata di gelosia di prim'ordine».